Cioè, è enfermo, tenemos enfermo, sono en cama. I malati, en in cama, letto, e niños y madre lactante y embarazada. Le donne incinte. Stiamo preparando nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù la hoja solidale per oggi, pasta al ragù. Per quante persone? Oggi quante persone vi aspettate? 50. Dai, avete andato un universo di 150, per lo da 150 fino a 200, o può anche andare in più. Eccoli che entrano, piano, piano. E siamo qui, è la pentola solidale. Ci sono i bambini, ci sono le persone più mature, ci sono le persone con disabilità. Tutto è organizzato in un modo ordinato, è il caso di dire. Mangiano pasta e carne, 3 volte la settimana, sono 200. Per 20 invalidi che non possono muoversi da casa, Silvio viene consegnato loro direttamente a casa il pasto. Tutto questo avviene grazie all'azione di quell'uomo lì, padre Alfredo, di questa parrocchia, dei volontari, li vedete tutti qua attorno, ma avviene anche grazie alla generosità dei benefattori, di alcune organizzazioni di carità italiane, europee. C'è innanzitutto Aiuto alla Chiesa che Soffre, protagonista, in prima persona, in prima battuta impegnata. Ci siete voi, c'è la generosità dei benefattori di Aiuto alla Chiesa che Soffre, perché sostenere quei sacerdoti come padre Alfredo, innanzitutto con la celebrazione delle sante messe, secondo le vostre intenzioni, significa non solo sostenere il clero del Venezuela, ma significa sostenere questi bambini, sostenere questa comunità. Bueno, yo quisiera pues en nombre de toda la comunidad parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, de La Paz, de la diócesis de La Guaira y sobre todo por Venezuela, por ese amarillo, azul y rojo que lleva nombre de mujer, pedirles la ayuda y la colaboración a todos ustedes para poder hacer eficaz esta labor social que tanto estamos necesitando. Son niños y personas, adultos mayores, que necesitan de tu ayuda y de nuestra ayuda. Dios los bendiga.